Voglio tornare negli anni 90, le viste in bolla e la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tifa 90 e la musica dance. Voglio tornare negli anni 90, le viste in bolla e la gente che salta, con il petrolio a 0,90, la tifa 90 e la musica dance. Buonasera, benvenuti, ciao Angelo, ciao Nicky. C'è la panza piena oggi, Madonna, per quanto abbiamo mangiato. È vero o no? Ce l'hai la panza piena, dai. Dai, ci siamo rallegrati la panza. Abbiamo sushi. Siamo andati a mangiare, eravamo lì, un po' in ritardino, abbiamo corso un po', però pancia piena e via con la puntata oggi. Capanna. Faccia mia fatica panna e via con la puntata. La panza avanza. La panza continua ad avanzare, caro Angelo. Come il nostro programma. Ma continua ad avanzare anche il programma. Ti fa bene mangiare giapponese? Ti vedo bello. Ma caricato. Ti ha caricato, vero? Sì. E quindi avanza la panza, avanza il nostro programma, avanzano tantissime altre cose, tantissime novità stasera da raccontare, da dire. Angelo on fire, cioè Angelo onnipresente dappertutto, signori, Angelo è dappertutto. È vero, è vero. Ieri sera eri a 58 special, sera, il nostro amico speciale con me e con il nostro amico Gianluca, perché è il nostro Beppe, perché il povero Matthew era malato, però Surprise ci ha contattato in finale, ha partecipato anche lui. E oggi sei qui. E oggi sono qua. E oggi sei qui. Nei nostri studi di Milano. Nei nostri studi di Milano e... Vabbè, no, ancora non si può dire, dai. Teniamola. Teniamola lì. E Surprise. Surprise, ci sono delle sorprese. Tante novità, come vi ho detto prima, oggi ve le raccontiamo. Ma oggi che puntata è? È una puntata speciale anche oggi, perché oggi andremo a raccontare la storia dall'inizio alla fine degli Scooter. Gli Scooter, i grandissimi, diciamo, il grandissimo gruppo tedesco di Germania, il pionto, che ci ha regalato grandi battiti di cassa. Sì, sì. Partiamo subito, Angelo. 1995, l'album era And the Beat Goes On e questa è Endless Summer. Buona estate. Can you feel it? Oh, love is
Endless Summer Scooter, era il 1995, cari miei. L'album, come abbiamo detto, era And the Beat Goes On. And the Big. And the, and the Beat. Beat. No, Bid. Beat Goes On, caro Angelo. Noi abbiamo come sempre qui con noi a portata di mano la nostra carta canta. Carta canta, che ci dice tutto quello che c'è da sapere sui mitici scooter. E partiamo subito con un paio di notizie, di informazioni che è giusto sapere per iniziare questo percorso musicale della storia di questi ormai ragazzacci, ragazzoni, uomini, perché gli anni sono passati. Posso dire una cosa? Sì, dimmi. È una puntata che con questi qua bisogna mettere sul casco, eh. Lo sapevo. Allora, non iniziamo, Angelo, con le cazzate. Che ho capito che loro sono gli scooter. È come settimana scorsa. Settimana scorsa hai esordito con il fatto che ti ho detto lancia Delta. Vedi? Ti ho detto lancia là, come per dire lancia il disco. Hai detto Delta, come per dire la macchina. Esatto. E non basta. Oggi parliamo degli scooter e mi dici che bisogna mettere il casco. Se vai scooter, devi mettere il casco, ovviamente. Oddio, che devo farci. Quindi siate prudenti. Anche col casco. Va bene. Ok. Posso andare avanti? Andiamo avanti. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. In onda. Allora. Andiamo avanti. Allora, dammi Stavo dicendo. Sì, ok. Sugli scooter, che sono un gruppo musicale tedesco. No. Di genere techno, che ha venduto oltre 30 milioni di dischi. Gente, me coglioni, 30 milioni di dischi. Sai, la cosa bella era quella vocina che ogni tanto metteva dentro. Quale vocina? Ah, vocina, c'era una in messaggia, c'era quella vocina. Sì, c'era quella vocina. Vero? Sì, vero, molto vero, carino, molto carino. E poi, sì, 30 milioni di dischi. Attualmente il gruppo è composto da Baxter, che è la voce. E poi c'è Phil Spencer, Michael Simon. E sono tanti altri. Poi c'è il produttore Jens Tele. E loro hanno fatto un sacco di hit famosissime, tra cui Hyper Hyper, Fire, Messiah. E poi andiamo dopo. Tanto stasera le mettiamo tutte. Cioè tutte, oddio. È come la puntata di Gigi D'Agostino. È impossibile metterle tutte. Però noi mettiamo, diciamo, le più conosciute. Giusto. Hanno un proprio e vero stile techno. Molte delle loro canzoni hanno un rap urlato. Infatti lui, il cantante, il più delle volte lo sentiamo, come abbiamo sentito nella precedente canzone, che c'ha quel c'è tutti questi urlamenti. Vero, caro Angelo? Angelo, allora andiamo a ricordare importante cosa c'è da dire. Che se volete ascoltarci e scriverci, allora potete farlo collegandovi tramite Spreaker.com, andate, digitate Passion Radio e ascoltate la puntata di All Inclusive 19. Da lì sotto c'è la chat e potete scriverci. Esatto. E noi vi rispondiamo. Se no, su Facebook ci sono c'è il gruppo Passion Radio. Sì. O la pagina passionradio.it, tutto attaccato. Esatto. Altrimenti c'è il nostro gruppo comandato dal nostro grandissimo Luchino, che salutiamo. Ciao Luchino, da Roma. Perché bisogna salutarlo, Luca. Sempre. Lui fa la colonna importante del gruppo Dance All Inclusive. Esatto. 90-2000. Tutta la cosa tecnica, una cosa l'altra. Le fa tutte. Bisogna ringraziarlo, perché gli scrivete in tantissimi, mettete questa, mettetemi questa canzone, mettete quella, e lui ve le mette tutte. Quindi bisogna ringraziarlo per questo. E poi potete scrivere o a Mickey H su Facebook oppure a Angelo Taverna. Quindi scriveteci e noi vi rispondiamo. Volete fare dei saluti? Ci scrivete e noi li facciamo. Che dire, Angelo? Cosa dire d'altro? Andiamo avanti. Perché arrivano sempre loro. 1996, Whole Happy Hardcore. Questo era l'album, mentre questa invece è Stuttgart.
l'inclusive. Inclusive 19, il programma che pompa per i tamarri. Tonight, the scooter story. Stuttgart All Inclusive, questi sono gli scooter. Questa sera è la storia degli scooter. Adesso eravamo nel 1996 e quindi già cominciavano a girare altri tipi di suoni, come puoi sentire, caro Angelo. Sì. Oggi ne abbiamo veramente tante da far sentire e probabilmente tra poco abbiamo anche in collegamento telefonico un amico DJ, ma un grande fans degli scooter, sa praticamente tutto, quindi tra poco lo chiamiamo e ci facciamo dire un po' di cose da lui, visto che ne capisce. Attualmente gli scooter comunque fanno ancora qualcosa. Poco tempo fa hanno fatto un album con tutti i loro successi, perché hanno festeggiato i 20 anni di 20 anni di attività. Si parlava prima che il gruppo nacque nel 1993 con la formazione originale composta da Baxter, che è il cantante, Rick J, Jordan, Ferris, Buller e Jens Stelle. Quest'ultimo non appare mai dal vivo nel video, perché comunque lui è il attualmente è il produttore degli scooter. Ed è rimasto l'unico membro della formazione originale della band, insieme a Baxter, che è il cantante. La voce.
La Voice. La Voice. La Voice. Allora io direi di fare un altro salto musicale con gli Scooter, uh-huh. andare nel 1997, l'album è Age of Love e noi ci ascoltiamo The Age of Love. Come abbiamo appena annunciato, era il 1997, l'album era Age of Love e questa era The Age of Love. Ma sarà sicura questa cosa? Non lo so, chiediamola al nostro carissimo amico Lori DJ. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Michi, arrivi a giovedì del 97, dall'album Age of Love. Sì. E dirò di più, questa canzone qua, The Age of Love, è stata utilizzata come musica, diciamo, di trasferimento nell'episodio in cui gli Scooter appaiono nella mitica serie TV tedesca Squadra Speciale Cobra 11, che non so se voi lo sapete, ma hanno fatto un'apparizione proprio come guest star in quella... serie TV famosissima in Germania. Guarda, io sinceramente io ti faccio gli applausi. Ti sto mandando gli applausi perché sinceramente, cioè, sei veramente un vulcano sugli Scooter. Sì, diciamo che gli Scooter ci ho passato 15 anni della mia vita, meno male, a
ad ascoltarli, appunto, a seguirli. Sai più cose te degli scooter che gli scooter stessi. Sì, esatto. Ma non so, voglio salutare Angelo, che non lo vedo da un po', visto che... Ciao Lorenzo, sono qua. Sono qua, Lorenzo, ciao. No, senti, una cosa che volevo chiederti interessante era poco tempo fa, io so che gli scooter hanno fatto un album dove praticamente riprendono tutta la loro carriera, hanno ripreso tutta la loro carriera. Allora, sì, praticamente loro hanno rieditato tutti gli album della loro, che hanno fatto nella loro carriera, che sono ben 17. E hanno praticamente fatto un best of, un greatest hits intitolato 20 Heroes of Hardcore, dove racchiude praticamente il meglio della loro carriera. In più tutta questa serie nuova di album che hanno rieditato si chiama sempre 20 Heroes of Hardcore Last Edition. Praticamente hanno ristampato tutti i CD, tutto il materiale che hanno fatto in più di 20 anni di carriera per i fan che appunto hanno seguito da tantissimo tempo. Sono delle edizioni limitate, molto belle. Io ne ho qualcuna perché sono tirato su Amazon, sono contento di ciò. Quindi se siete interessati in scooter, scaricate su iTunes, dove volete voi, edizioni di 20 Heroes of Hardcore, soprattutto il desktop, che è bellissimo, sono tutti i pezzi loro più famosi. Bene. Quindi grazie Lorenzo, perché sono informazioni per chi è un amante. Vai. Sono stati anche al cinema in scooter ben due volte. Ah sì? La prima con Nessesia, che è stata inserita nella promozione di un film nel 2009. Di quale? E scusami, non ho capito. Scusami. È presente con Sacha Baron Cohen, l'attore che ha fatto Borat. Sì? Sì? Quindi è la prima di apertura del film. Tu praticamente ti vedi il logo dell'universo sparato lì con l'estate tutto fondo. Ah, hai capito. Va bene, andremo a cercarlo. Grazie mille Lori, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questo tuo intervento, perché so che sei un grande fan degli scooter, quindi chi meglio di te poteva intervenire quest'oggi? Quale? Scusami. Non ce l'ho in scaletta, vedrò di fare qualcosa. Comunque poi... Se non la metto stasera, la metto mercoledì prossimo, va bene? Va bene. Senti Claudio. Claudio. Sì, scusami, ho sbagliato. Sentimi Lori. Quando è che viene a fare un bel programma in radio da noi? Bene. Mi passi tutta mi passi quelli degli scooter. Vedi Angelo ti vuole in radio perché così gli passi tutta la roba degli scooter. Va bene. No, dai. Almeno è una scusa anche per vederci, dai. Che un po' non ci vedavamo. Va bene, dai. Va bene, senti, ti devo salutare gli Opple? Va bene, grazie mille Lori. Ciao Lori. Anche ciao, a te, grazie. Ciao. Bene, visto, abbiamo avuto anche una parte importante, sì. Perché Lori è un DJ, ma diciamo che è molto affermato su questi generi musicali, sì. Su queste cose. Vabbè, qua. Se non posso dare, cioè, ognuno c'ha il suo beniamino. È così, caro Angelo. Io c'ho il beniamino quello, tu c'è il beniamino Gigi D'Agostino. Ma io perché devo andare in rima? Dovevo fare una cosa, scusami Angelo, perché oggi abbiamo tantissimi pezzi da mandare in onda. Vai. Adesso ci ascoltiamo Hands Up dal 1998, dall'album No Time to Chill. E prima devo farvi le scuse perché abbiamo avuto dei problemi col microfono, ma credo di aver risolto e quindi siamo a posto. Possiamo continuare tranquillamente la nostra scooter story su All Inclusive 90. Busy again.
Oggi grande puntata sulla storia degli scooter. Questa era Hands Up. A me piace questa, Angelo, perché non so perché ho questa cosa qui. Quando sento la cassa, quella bella tamarra, però con i giri di chitarra elettronica, sono cose che a me piacciono. Cose che a me piacciono. Angelo, abbiamo da parlare di un sacco di cose. Siamo in ritardissimo. Il tempo è poco. Le canzoni sono tante, gli argomenti sono tanti. Un argomento importante è il sondaggio di oggi, perché anche oggi c'è un sondaggio. Siccome ancora non ci avete scritto, perché? Perché non sanno qual è il sondaggio. Cazzo, il sondaggio di oggi è sui cartoni animati anni 90. Diteci qual è stato il vostro cartone animato anni 90 preferito, ok? Scriveteci fashionradio.it, Fashion Radio gruppo su Facebook, Spreaker.com, andate a cercare Fashion Radio, sotto c'è la chat, sotto la nostra puntata in diretta, altrimenti Mickey H su Facebook o Angelo Taverna. Scrivete, diteci qual è il vostro cartone animato preferito. Il tuo qual era? Il mio è Goldrick. Sì, però non lo so se è proprio... Che mi sa ancora prima. Mi 90... sa che sei un po' fuori mano, sì. Devo pensarci un po', non mi ricordo se... Mi sa 90... che sei un po' fuori mano, caro Angelo. Ti dico che sei fuori mano. Non lo so. Stai andando a informarti? Sto andando a informarmi quali erano più o meno, poi dopo ti dico. Però secondo me sei fuori mano. Io invece te lo dico io qual è il mio anni 90 preferito. Era Holly e Benji, oppure Daitan 3. Daitan 3 Aram Benjo, Beauty, Reika, questi loro erano tanta roba. Sai cosa sta arrivando, Angelo? Una delle mie veramente super preferite degli scooter. Io amo veramente questa canzone, a me piace un sacco. Questa è Faster, Harder, Scooter. Siamo nel 1999. Questo era l'album Back to the Heavyweight Jam. We get
Scooter. Scooter. Angelo, sei assente oggi, eh? No, non mi piaci. Angelo, sei assente. Ieri eri da 58 special, e hai fatto il puntatone della vita, e oggi vieni qua e mi stai spento. Non mi piace. Devo chiamare Pepe? No. Ah. Occhio, che dopo faccio le ripicche qua. Caro Angelo, allora, sì, tiro avanti con questa storia musicale degli scooter. Questa sera la puntata dedicata a loro, ma il nostro sondaggio, come abbiamo detto prima, è sui cartoni animati anni 90, quindi su quello che praticamente il cartone animato che vi piace, vi piaceva di più negli anni 90. Ok? Io ho trovato il mio. Vai, dimmelo. Il Cavaliere dello Zodiaco. Non so se era anni 90, sì, Era... Dici? Sì. Ma io non lo so. Non lo so, caro Angelo, se era anni 90. Sì, 90. Non so se contraddirti o no. Che facciamo? Sono andato, sono andato a vedere. Ditecelo voi. Era degli anni 90 il Cavaliere dello Zodiaco? Ma però forse, ma però non si dice. Forse quella che dici tu è quella che c'era, però la prima sigla. Sono i Cavalieri dello Zodiaco. Esatto, sì, sì. Allora, ci sono tante novità di cui dovremmo parlare stasera. Adesso mettiamo un altro brano degli scooter e dopo, al rientro, abbiamo un'altra telefonata oggi, perché ci devono dobbiamo raccontare delle cose che andremo a fare. Ci sei? Sì, ci sono più avanti. Come più avanti? No, adesso, fra poco. Intanto ci ascoltiamo il prossimo brano. Tanto vogliamo nel 2000, entriamo negli anni 2000. Se sei scooter... Voliamo con lo scooter. Negli anni 2000 l'album era Sheffield e questa è Space Cowboy. Cowboy, the space cowboy. I'm the cowboy, the space cowboy.
l'anno 2000, ho detto troppi zeri forse, vero? Sì. L'anno 2000, il 2000. Comunque in pratica l'album era Sheffield, come abbiamo detto prima, e questa era Space Cowboy. Saliamo sempre di più in questa scalata musicale della storia degli scooter, dei grandissimi scooter. Ma noi adesso, Angelo, siamo qua per parlare di un'iniziativa. Un'iniziativa che è iniziata da ieri con lo spot pubblicitario e continua oggi, continuerà domani, continuerà tutti i giorni fino ad arrivare a maggio. Esatto. Perché a maggio ci sarà questo grandissimo evento organizzato con noi di Passion Radio, con Milano Si Città Viva e con Gioia Infinita Milano Agency. E in rappresentanza di Gioia Infinita Milano c'è qui con noi al telefono questa sera Andrea Contursi. Buonasera. Mi sentite? Sì, sì. Tu ci senti? Io mi sento alla grande. Benissimo, grazie. Voglio salutare Angelo. Grazie. Benissimo, allora Andrea, grazie di averci chiamato, ci sentiamo la prossima volta, Finisce così. No, no, dai. No, allora ti abbiamo chiamato questa sera perché così possiamo far sentire ai nostri ascoltatori che cosa sta andando a fare la radio. Ieri sera al programma 58 Special abbiamo cominciato ad annunciare, a dire qualcosina, a dare un antipasto. Stasera diamogli almeno il primo. Ma diciamo che facciamo un concorso Canoro. Sì. Saremo appunto, come detto, a Milano in occasione delle feste di via organizzate da Milano Si Città Viva e stiamo cercando dei cantanti. Sì, quindi qui allora ti lascio parlare con chi di canto se ne intende. Andrea? Sì, ok. Sì, guarda, il frequentatore di karaoke è lui, sono io. Io comunque, ecco. come tu già detto, canti, Angelo? Diciamo... Aspetta, voglio fare una cosa. Tu non so se sai che quando viene detta una cazzata c'è il fuori onda. No, ah, okay. E nel fuori onda si può dire quello che si vuole. Ah, possiamo dire tutto. Sì, allora aspetta che hai detto una cazzata, quindi vado fuori onda. Fuori onda. André. Eccomi. Che cazzo dici che sa cantare questo qua? Che dopo si monta la testa. No, ma già se la monta adesso. Vabbè, sì. Allora. È talmente montato di testa che ha perso tutti i capelli. No, io diciamo faccio un canto, diciamo, amatoriale più che altro. No, ma che l'importante è cantare. Ma sì, infatti. Ma lui non canta. Cosa faccio loro? Ragazzi, ma guarda che io sono andato a vederlo al karaoke, c'è anche i video che parlano. Cioè, sai che canta delle canzoni che io non ho mai sentito niente. Ma cosa è quella lì? Balena Bianca, com'è? Bianca Balena di Enrico Ruggeri, tu lo conosci? No. Cioè, Angelo, solo te le conosci queste merde. Minchia, la giostra dei desideri, Peter Pan. Cioè, tutte canzoni belle recenti. Lo so che sono un po' antiquate come canzoni, però sono quelle che mi piacciono di più. Ma Ruggeri ha fatto degli album? E cavoli. Ruggeri sì, qualcuno le ha fatto, vedi. Ma queste canzoni che canta lui non le ha messe però. Le ha messe. No, vai a vedere. Vabbè, no. Torno in onda, dai, perché... Vai, torniamo in onda. In onda. E quindi Andrew, ci stavi dicendo che cercavi dei cantanti? Sì, ci saranno due categorie. Categoria con i brani inediti, o meglio brani scritti da loro, e categoria cover, dove si possono cantare anche canzoni, cioè cover, quindi si possono cantare canzoni già conosciute. Sono sei date. Sì. La finale 7 giugno in via Solari. Ok. E ci saranno ricchi premi. E Cotillon. Il 3 maggio, poi c'è il 10 maggio, 17 maggio, 24 maggio, 31 maggio. Comunque siamo ancora alla ricerca di cantanti. C'è posto per tutti. Il concorso, sì. Posso ricordarlo io, se vuoi è gratuito l'iscrizione. Certo. Quindi l'iscrizione è gratuita, non abbiate paura. E iscrivetevi. Per iscriversi cosa bisogna fare? Basta andare su Facebook, cercare Gioia Infinita Agency e dentro c'è l'evento dove ci sono tutte le informazioni. Beh, meglio di così. Niente, ogni tanto Andre ti perdi, non so se non ci senti. No, è
il telefono, non ti sento benissimo. Ah, allora, okay. Quindi, no, dicevo, meglio di così. Meglio di così se muore. Comunque di io anche nel mio piccolo sto contribuendo, perché io girando molti karaoke sto spargendo la voce di questa, di questa vostra iniziativa. Anche noi su internet stiamo facendo un ottimo lavoro. Già abbiamo qualche cantante che devo dire che è molto interessante, perché abbiamo potuto vedere dei brevi video dove appunto si vede già che cantano di brutto. Sarà una bella cosa, sì. Ci sono vari premi. Per i premi basta andare appunto sulla nostra pagina Facebook, ci sarete voi, quindi sarà una cosa bellissima, perché sarete voi in diretta, mi pare dalle 11 la mattina. Sì, ci sarà un programma tutte le domeniche. Ci sarà alle 11 un'ora con Passion Radio in tour, e faremo il programma radiofonico. Poi alle 14 ci saranno i nostri DJ di Passion Radio con i DJ set musicali, e alle 15 si inizierà con il talent abbiamo in comune, show appunto, presentato da qui, dal cui presente Andrea Contursi. Speriamo che ci sia un'affluenza come l'anno scorso, di solito non ci delude mai a Milano, c'è sempre un sacco di gente nelle feste di via, sicuramente sarà un bellissimo evento. E ricordiamo che noi della radio verremo lì con i nostri gadget, con un po' di giochi di intrattenimento fatti in diretta, dove si possono vincere i nostri gadget. E tra l'altro ci siamo dimenticati di dire che possono votare anche dalla sì, radio, importantissimo, dalla radio. Perché voi sarete a decidere da casa il destino dei cantanti. Esattamente. Votando. E quindi niente. No, ci sono, e quindi no, dicevo, votando da casa potete decidere il destino dei cantanti. Andrew, io ti ringrazio tantissimo di questo intervento. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento. Guarda, io saluto tutti gli ascoltatori e vi faccio un saluto anche a voi che siete lì da un po' adesso a lavorare. Vi ascolto sempre. Bene, grazie. Questo ci fa piacere. E grazie anche tante di farci partecipare a questa tua e vostra iniziativa. Sarà una bellissima cosa. Sì, sì. Benissimo. Senti, Andrew, tu negli anni 90 ascoltavi la musica? Sì. Ma gli scooter li conoscevi? Sì. Ah, li conoscevi gli scooter? Sì. Un po' tamarrini, sì. Io avevo un bellissimo scooter. Sì. No, ecco. Allora non mi far fare il fuori onda anche per te. Non li conoscevo. No, non mi far fare il fuori onda anche per te. Anzi, facciamo no, così, guarda. Conosco, facciamo così, conosco. Facciamo così, guarda, facciamo così. Facciamo il fuori onda. Fuori onda. Andrew. Ecco. Adesso torniamo in onda. Tu devi dire gli scooter, cavolo sì, ma mi mettete Maria, che è il brano che dobbiamo mettere dopo. Ok, perfetto. Anzi, se vuoi proprio fare il figo, dici guarda, nel 2003 c'era una canzone, Maria, bellissima. Fai un po' il figo, perfetto. Perché tanto siamo fuori onda, non ci sentono. Perfetto, non ci sento. Vai, nessuno, aspetta che torno in onda, aspetta. E quindi riconoscevi gli scooter, caro Andrea? Guarda, gli scooter sono, guarda, cantanti, i miei cantanti preferiti, cioè proprio alla grande. Mi ricordo nel 2003 una canzone bellissima, sì? Ce l'ho ancora in mente, sì? la metto spesso. Maria, ce l'avete? Maria la canzone? Maria la canzone. Ah, pensavo che avevi chiamato il pusher, capito? Allora cercavo. Ce l'abbiamo, eccola qui, gli scooter, Maria. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao.
Che musica, che musica, che roba potente, eh? Che sound, che sound, ragazzi. Questi sono gli Scooter. Questa è la puntata dove c'è la storia degli Scooter. Adesso eravamo nel 2003, dall'album The Stadium Techno Experience. Questa era Maria. Eh? Le so tutte, vero? Stadium Techno Experience. Fanno dei nomi, guarda gli album, fanno dei nomi che sono delle robe allucinanti, eh? Allora, okay, tra pochissimo andiamo in pubblicità, caro Angelo. E abbiamo parlato di quello che ci sarà nella prossima, nel prossimo evento che andremo a fare. Ringraziamo ancora Andrea. Sì, quindi ci saranno questi, queste tappe nelle piazze a Milano, nelle vie di Milano, e noi ci saremo alle 11 del mattino con il programma Passion Radio in Tour, e poi a seguire alle 14 DJ set, esatto, e alle 15 la gara Canora, il talent Canoro. Cosa abbiamo in comune? Show. Esatto. Seguimi. Quindi seguiteci. Mi sta venendo su il giapponese, mi sta venendo su. Non lo so perché. Quindi seguiteci sulle nostre pagine e contattateci per comunque sapere le date, o se no andate su Gioia Infinita. E carta canta. Andate su Gioia Infinita. Agency su Facebook, okay. Mi sto impappinando, non so più, tra i microfoni, tra... Sai che l'ultimo tiramisù che ti ha dato... Vero? Allora, Angelo, brano, andiamo avanti. Adesso mi sono perso. Ah, tocca questo, Angelo, dobbiamo mettere questo. Brano, prossimo brano degli Scooter, e poi andiamo in pubblicità. Dopo il brano, noi ci risentiamo dopo la pubblicità. Number... Siamo nel 2004. Questo l'album è Mind the Gap. Number. E questa è One Always Arco.
Passion Radio, Gioia Infinita Milano e Milano Sì Città Viva presentano Passion Radio Expo Tour 2015. Da domenica 3 maggio Passion Radio scenderà nelle migliori piazze milanesi. Ogni domenica alle 11 la diretta radiofonica con gli speaker di Passion Radio e alle 14 i DJ di Passion Radio ti faranno scatenare insieme alla fantastica animazione. Dalle 15 il talent canoro Cosa Abbiamo in Comune Show, presentato da Andrea Contursi, e tu da casa potrai votare. Le date saranno: domenica 3 maggio via Carlo Farini, domenica 10 maggio via Washington, domenica 17 maggio via Lorenteggio, domenica 24 maggio in viale Monterosa, semifinale domenica 31 maggio in Corso Lodi e la finale il 7 giugno in via Solari. Per info accedi alla pagina Facebook Gioia Infinita Agency. Passion Radio Expo Tour 2015. Passion Radio si muove con te. Martedì Passion Radio si colora di simpatia. L'italiano di Beppe e l'allegria di Matthew ti aspettano a 58 Special, il programma che ti tiene compagnia solo su Passion Radio. Tutti i mercoledì dalle 20:30 c'è All Inclusive, il programma per gli amanti della vecchia dance anni 90-2000, con in studio Mickey H e Angel DJ, solo su Passion Radio. Tutti i giovedì alle 21. La migliore musica EDM mixata in 60 minuti dai Tuo Place Guy. Welcome to the Opel Show. Su Passion Radio. ON Passion Radio. The mystery, the sound, mixed in a spectacular new sound in town. Unconventional. Mix and select to buy. Upstream. Nata Passion Radio, la nuova web radio piena di passione. Ascoltaci tutti i giorni e ogni sera uno show diverso. Passion Radio, la passione siete voi. Scusi, salve, possiamo farle un'intervista? Certo. Senta, secondo lei esiste un locale aperto 7 giorni su 7 dalle 7 del mattino alle 2 di notte? Ovvio, è il Devil Bar. Al Devil Bar puoi trovare ottime colazioni, menù fisso a 10 euro a mezzogiorno, aperitivi con ricco buffet, serate a tema con bellissime ragazze e open bar. Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato DJ set.
Il Devil Bar lo trovi a Busto Arsizio in Viale Sicilia 16. Devil Bar, l'isola del divertimento. Giovedì alla domenica, la notte ai colori del New Madison, il locale più indie Milano. Tutte le hit musicali del momento e del passato. E ogni venerdì, serata a tema. La domenica, ingresso gratuito. Il New Madison ti aspetta in via Giovanni da Udine 7 Milano, zona Viale Certosa. Ci trovi anche su Facebook alla pagina New Madison Milano o all'indirizzo web www.newmadison.it. Per info e prenotazioni 02-334-31065. New Madison Milano, il ritmo della noce. Passion Radio propone l'iniziativa Regala un sorriso per aiutare tutti i bambini che non ne hanno uno. Per tutto il mese di maggio, se avete vestiti, giocattoli, cibo, materiale scolastico, consegnatelo a noi, che dei nostri volontari lo porteranno a loro. Noi stiamo mettendo tutti noi stessi e a voi chiediamo di metterci il cuore. Per maggiori informazioni contattateci al 346-978-1333. Insieme possiamo regalare un sorriso. Ogni fine settimana Passion Radio in the disco. I DJ di Passion Radio ti faranno ballare. To Opera Skies. Sabato 11 aprile, Cinco Beer and Wine, via Bergamo 27, Brembate. In diretta radiofonica. F di gioia. Sabato 11 aprile, Lamb Light, via Castelbarco 11, Milano. Giovedì 16 e sabato 18 aprile, New Madison, via Giovanni da Udine 28, Milano. Passion Radio si muove con te.
Amsterdam. Hey, Dimitri, yo! Going to Waka, 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 Waka. Oh Angelo, madonna mia, stasera veramente sei una roba allucinante. Fai un po' di grinta, fai un corretto. Cioè, oggi è la puntata degli scooter, fai un po' di casino. Ma fai il tamarro, no? Casino! Ecco, benissimo. No vabbè, dai, ok, dai, ci sono. Sono tornato e ero fuori. Ok, poi? Sei a posto? Sei a posto. Posso andare avanti? Anchorman. Eh? Anchorman. No. Era una battuta. Sto venendo. Anchorman. Fuori onda. E dai. Spiegami sta cazzata adesso. Era una battuta. Anchorman. Sto venendo. Anchorman. Anchorman. Sto venendo. Sto venendo. E che senso ha adesso? È che sono qua. Ci sono. Andiamo avanti. In onda. Oh, bentornato. Io sì, io sono già qua. Sei tu che devi devi arrivare ancora. Non, ma che io c'ho il cinese, mi sta facendo su e giù, eh? Ma no, sti cinesi qua. Allora, io ti avevo detto che si mangiava bene. Però rischio dopo. Ok, dai. Andiamo avanti con la story scooter. Scooter story. Angelo, parla, perché io devo guardare la regia, le cose. Devo mettere la canzone. Non, ti giuro, ma sai che stasera non so, sono impallato. Oh, non lo so. Il sondaggio, forza. Il sondaggio. Quale canzone? No, sì. I cartoni animati. Cartoni animati. Stavo già mettendo il fuori. Ditemi la vostra dei cartoni animati preferiti degli anni 90. Basta. Non so. Fuori onda. Angelo, ti odio quando fai fuori onda. Angelo, perché poi mi mandi in palla e porca miseria, non so, cioè, non so più cosa dire. Hai preso la pastiglia stasera? Sì, l'ho presa la pastiglia. Ah, ok. E no, sembrava. Volevi sputtanare quelli di 58? Sì, volevo dire una cosa, però. Aspetta, la devi dire qua. Volevo dirla, ma non me la ricordo. Ma era uno scherzetto, niente di che, comunque. Torno in onda. Però adesso torno in onda, fai quello bello pimpante, cioè fai sentire che sei uno radiofonico. Come ieri sera. O lì inclusi mercoledì, oggi puntata di scooter, fai dai. In onda. Ok, siamo tornati qua con la nostra scooter story. Fuori onda. Se tu lo dici così sembra che siamo tornati con lo scooter. Di che siamo lì inclusive 19 e poi c'è il discorso. Va bene. Oh, benissimo, tornati qua sulla nostra Passion Radio alla All Inclusive 19 con The Scooty con Scooter Story. Fuori onda. E dai. Cominciamo? Ce la facciamo? Dai, c'ho caldo. E minchia, c'è su, la magliettina della salute, la camicia, la giacca, dove cazzo devi andare al matrimonio? Figa, sembri un pappone albanese, sembri. La magliettina della Hollister, pagato un botto. Dai, presenta dai. Bene. Cosa devo presentare? In onda. Allora, bentornati. Fuori onda. Angelo, dai, bello vivo. Dobbiamo mettere il brano, guarda, adesso ti dico qual è il brano. Abbiamo Jumping All Over The World. Ce la fai? Ce la facciamo, dai. Aspetta che non trovo il brano. Porca miseria, vedi. Dov'è il brano? Vedi, Angelo, mi hai fatto sbagliare, Angelo. intanto anche i migliori sbagliano. Dai, il brano è The pronto. Boss. Però fallo bene, dai. In onda. Bentornati su Passion Radio, ragazzi. Ciao a tutti.
Allora continuiamo questa nostra carrellata sulla scooter story. Se vuoi ci sono anch'io in studio. Ah, è vero, c'è anche Mickey H. Salute. Che ieri sera l'ho tradito a no, 58 non special. Mi non mi hai tradito. No. Hai fatto una cosa. Beh, cioè, ho fatto una bella cosa che comunque ho contribuito anche a, diciamo, in aiuto. Ma tanto vabbè, già voi la sapete questa cosa qua. Andiamo avanti andiamo avanti. Il prossimo brano che La carta canta. Dai, e anno. Saltiamo sul mondo. Anno 2007, Jumping All Over The World. Questa la dedico agli Hopeless io, eh. E ci siamo ricaricati. Che sprizzata d'energia. Sì. No, aspetta, voglio sentire ancora il ritornello. Mi piace troppo, vai. Senti, se questa vocina qua, molto, questa vocina canterina che ti mette allegria. Mi sono esaltato un attimo. Cos'era qua che sentivo? Senti. Questa è la suoneria di merda di Angelo. Non quando è vero, gli arrivano i messaggi. Ma vai a cagare, va. Messaggi di gruppo, perché ma è urgente. Ma che messaggi di gruppo? È urgente, quindi allora io devo rispondere subito a chi mi scrive. Cioè, chi scrive, no? Che cavolo. Fammi mettere il vibratore. Il vibratore.
vibra al mio smartphone. Al tuo smartphone. Al tuo smartphone scateniamo l'inferno. Ascoltami. Ascoltami, Angelo. Allora, dimmi. Siccome parlavamo oggi di cartoni animati, io ho fatto fare al nostro Ciccio Pasticcio. Il sondaggio, la top 10. Ah, la top 10. La famosa top 10 dei peggiori 10 cartoni animati in assoluto esistenti in questo mondo fantastico che salta al ritmo degli scooter. Jump the rumble the world. Metto triste, i peggiori cartoni animati. Vabbè, sentiamo. Oggi si è fatto la sigla, hai capito? Bravo Ciccio. Addirittura. Quanto dura sta sigla? Mamma mia. Mi sono accorto che negli ultimi video sono stato un po' troppo buono. Sì. Pubblicità degli anni 90. Giocattoli per bambini. Potrei vomitare. Dovrei fare una critica faccia da cattivo. Forse dovrei truccarmi e dire qualcosa di spaventoso. Tipo? Sì. Sì. Ma ritornando a noi, ho deciso di cambiare. Deciso di cambiare e lo farò iniziando allo spot. Attacco solare! Energia! Senti il Titan Thread! E questo è uno dei peggiori, ma non penso. Adesso mi serve un nome. Tipo qualcosa di piccante. Tipo tabasco. O wasabi. No, forse è meglio abbassare. Tabasco e wasabi è piccante. Mamma mia. Ketchup no. Maionese. No. Salsa tonnata. Sì. Salsa tartara. Sì. Poi? No, questa mi fa sembrare. Noi abbiamo appena mangiato, Lasciamo perdere le emulazioni che non mi vengono per niente bene. Ecco, Ciccio, vai avanti. Metti una musica da cattivo e basta. Vai. Vabbè, giusto. È musica da cattivo questa. Star Wars. Diciamo pure che stavo arrivando a D-Max passando per gli altri 51 canali. E per sbaglio mi sono fermato su Boeing. Sì. Boeing. Ho visto uno scempio. Cioè, tipo? Erano roba delle Clamp, roba dello studio Gainax. Adesso ventenne il cornino. Ok, nella nostra infanzia anche noi ci siamo beccati il nostro bel quantitativo di cazzate. Ma così mi sembra eccessivo. Lo so che è difficile. Ma oggi vado a presentarvi la classifica di 10 cartoni animati peggiori di sempre. Vai! Lo so che state lì col ditino su non mi piace ad aspettare ogni mio passo falso. Dai! Infatti prima di iniziare ti becchiamo. È meglio dare delle avvertenze. Vai! Attenzione, la seconda classifica non vuole lottare in nessun modo i sentimenti di nessuno. Si tratta solo di un espediente goliardico per scherzare su quelle cose che la TV ci ha sempre combinato. E con noi siamo amici. Lo stesso autore in tempi non sospetti era lì che fangherlava qualsiasi cosa fosse messa in onda tra le 16 e le 18. E se non in nessun modo dire che un determinato cartone è brutto non equivale a insultare le vostre madri. Ci sta facendo perché la super cazzola. Insultare le vostre madri. Avrei potuto dire... No, vabbè... No, però così no, eh. No. Ciccio. No. Cammello. Cammello chi? Ce la con te. Lavatrice con me, mi sa. Borraccia blu. Sei te, porra. Cannuccia forse io. Alla posizione numero 2 troviamo. Così, certo, dobbiamo chi? Anche Candy, Candy, vabbè, Candy. Ora che ci siamo fatti tutto il CD, come spiegare a voi che apocalittica rottura di balle? Sì, abbastanza, molto. Quella ragazzina bionda con le lentiggini e le caviglie d'elefante, tralasciando poi la come bionda. Bionda con il giovane Anthony che muore cadendo da cavallo, o Susanna che dopo aver perso la gamba si toglie pure la vita. Veramente? Sì, ma è andata così. Il procione quando Candy il procione. Si toccava lì in basso. Io non lo guardavo Dolce Candy, non lo so, guarda, lo odiavo. Era lui che volevamo vedere bruciato, impalato. Addirittura. Cazzo è, ma... E invece l'omonimo di Don Matteo era sempre lì. Sì, mi servirebbe uno special di 2 ore per dire quanto odio Candy Candy. Ma la domanda a cui non mi sono mai riuscito a dare una risposta è: qual perché è? Candy Candy? Perché più volte Candy?
mica si chiamava Candy di nome e Candy di cognome. È impossibile. No. Ma negli anni mi sono dato la risposta. Era che già dal titolo dovevano farti capire che smaronamento era quel cartone. È abbastanza. Numero 9. Alla nona posizione. Con Lotti. Lotti. Spaghetti e peperoni. Ah, no. Prima di me hanno dato l'unica grande verità. Non la guardavi Lotti? Ma diciamo, neanche no, no. Hanno fatto un anime su qualsiasi cosa. Probabilmente da qualche parte c'è un anime sul Monopoli. È probabile. C'è uno tipo Olli di Olli e Benji che si fa 3 km di pippe. Mica era lunghissimo quel campo lì, No, Parco della Vittoria. La carta degli imprevisti. Eh sì. 300.000 puntate per finire un unico giro e non parliamo se finisce. Se finisci poi in prigione. Evidentemente. Esagerato con Lambrusco, gli è venuta la felice idea di fare un anime sul cane. Ed è uscito in campo con Lotti, un coso di un metro e una Big Bubble che giocava un a metro e una Big Bubble. Del mondo. E sapete qual era il suo grido di battaglia? Qual era? Senti. Spaghetti! No, realistica come cosa. Chi non ha mai sentito un Tiger Woods gridare Amatriciana? Colpire la pallina. Ecco, Tiger Woods faceva altre cose. Sarebbe stato molto più interessante. Faceva altre cose Tiger Woods, vero? Ma forse Bimbam non l'avrebbe potuto. No. No, era per farti posizione capire. Posizione numero 8 per di Beverly Hills. Noi siamo quelli di Beverly Hills. Tutti li so. I ragazzi ricchi da far schifo c'erano anche prima dei vari Gossip Girl. E come non essere invidiosi di gente che ostenta tanto la loro ricchezza, anche se sono miseramente inchiostro su carta. Loro avevano la Jacuzzi dentro la limousine. Dentro la limousine avevano la Jacuzzi. Ragazzi. Gonfiabile. Ed era un cartone animato. E di cosa facevano? Cosa facevano? Gonfiabili. Evidentemente di colla vinilica e carta igienica, perché appena le riempivi d'acqua, queste cominciavano a riempirsi di buchi e si afflosciavano subito. E dopo 2 minuti eri già lì a pompare di nuovo. Benissimo. Infanzia che ti facevi 2 bicipiti che non ti dico. Numero. Posizione numero 7 per. Oh madonna, questo no, Temi d'amore tra i banchi di scuola. Questo no. Mamma mia, che pere. C'è qualcuno che è già contento. La gioia di non sentirsi. Lo guardava, te lo dico io. Cioè, no. Avete sentito la sigla? Riascoltiamola. No, ancora, no, basta. No. Ciccio, basta con sta sigla. Giù, dopo mi drogo. Qua è da pera, Sì. No, cioè, questa è troppo pure per un emo. Leggenda narra che un ragazzo che guardava per più di 5 minuti di questo cartone animato cominciasse ad avere copiose mestruazioni e un cioè in mano. Sì. Poi grazie alla solita Mediamvest, che è maestra nel mettere titoli corti e semplici, temore, temi, che lascia intendere poemi epici scritti in dolce stinnovo alla dolce amata. Io al massimo mi ricordo di aver scritto la lettera con ti vuoi mettere con me e il sotto sì, no, barra forse la casella che vuoi. Quasi sempre hanno barrato l'altra rispetto a quella che volevo. Certo. Alla posizione numero 6 un altro cartone che mi ricorderò solo io. Mary. Che cartone è? Io questo non l'ho mai visto. Mary e il giardino dei misteri. Mary e il giardino dei misteri. Oh, ma Ciccio, cosa ti fai? Sappiate, se di solito il film è peggio del libro, l'anime. Addirittura c'è un film e un libro, capito? Mi sono rimaste solo alcuni frammenti, come un senso d'angoscia paragonabile solo a quello procuratomi da Itti il pagliaccio, quando la bambina durante la notte sentiva piangere e non sapeva da dove provenisse il pianto. Bene. Cristo Baldo, ma queste sono cose che non si dovrebbero far vedere a dei bambini piccoli. Credo anch'io. Che poi qualcuno mi spiegava che cosa c'era in quel giardino segreto che chissà, sa cosa c'era. La Maria. È proibito, proibitissimo, come un giornaletto zozzo. La Maria degli scooter. Che so, la PlayStation 4 segreta. Addirittura. Quella sì che era una cosa per cui valeva la pena rischiare. Sì. Alla posizione numero 5. 5. Prepariamoci all'orda dei mamma mia. Piace. Vai.
ho paura. Cioè, i Pokémon ti piacciono? Sapete che io Gaccio sono Mami, che Pokémon non era fantastici. Dei giochi Pokémon. Il Pokémon adesso film no. Pokémon. Il film hanno fatto. Anche il film. Dio della serie no. Innanzitutto questo bambino è da 15 anni in giro per il mondo per diventare il più grande allenatore di Pokémon della storia e non ha mai vinto niente. Ecco. Sì, lo so, ha vinto la Lega di Orange, ma quella è come la Coppa Italia. Poi la Coppa del Nonno è uguale da 15 anni. Lui gira per le palestre e riesce a vincere le medaglie con colpi di culo clamorosi. È vero, è vero. Sì, sì, è vero. Pokémon dove viene eliminato secondo, massimo, terzo turno. E dopo quando va nella Lega Pokémon lo elimina. Cominciano tutti a fare gli scongiuri sfigato. Perché lo sanno che saranno da lì a poco decimati dalla peste per far spazio ai nuovi starter. Che poi quanto abbiamo odiato Ash per il fatto che lui poteva avere tutti i tre fottutissimi starter e noi uno invece. Ma questo è nel videogioco. Rosso e Ash, quanti di voi preferiscono Ash? E purtroppo con Pokémon si è avuto l'inizio della fine, perché con i Pokémon sono arrivati anche posizione numero 4 per Digimon. Dopo i Pokémon, i Beyblade, secondo me. Beyblade, mamma. Una merda. E qui è arrivato il tracollo. Ste trottole. Per fine, bye bye, ci vediamo. I cartoni animati hanno smesso di essere puro intrattenimento e sono diventati delle maledettissime televendite, con l'obiettivo di vendere la trottola piuttosto che il mazzo di carte, piuttosto che la macchinina. Insomma, come se avessero fatto un anime su Giorgio Mastrone. Sì. Ma c'ha pure la canzone Mastrota. Non sapevo che aveva la canzone Mastrota. Che canzone è? Io voglio il singolo della canzone di Mastrota. Andiamo a scaricarlo adesso. Miyazaki, ho un'idea fantastica per noi. Terza posizione per... Numero 3. Bello questo! I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono, e il bene e il male accendono. Diabolic! Qualcuno ha mai visto qualcuno ha mai visto lo stupro che ha assorbito questo? La canzone era bellissima, dai, non si può dire. La canzone sì. Delle sorelle Giussani. Dio dammi la forza. Numero 1, in questo cartone Diabolic ruba solo ai criminali. Veramente. Cioè, solo ai criminali. Scusa. Originale come cosa, non l'aveva mai fatto nessuno. Ma così, perché non farlo anche rubare ai ricchi per dare ai poveri? Così è proprio il massimo dell'originalità. Vero? Tanto si l'ha mai fatto. Eccolo. Robin Hood. Ma come si fa a cercare di rendere Diabolic un eroe? Cazzo, si chiama Diabolic? Non è che si chiama Max Pezzali. Che poi la cosa figa di Diabolic è che è un bastardo che ammazza le vittime col coltello prima e dopo i pasti. Ma veramente tu fai lo stesso il tifo per lui. Anche perché un po' lo invidi per Eva Kant, ma poi per l'amor del cielo è Eva Kant e non Eva Kent. Avete mai letto Diabolic? Vai, due. Posizione numero 2 per Leonardo d'argento. Che cartone è? È un cartone animato per bambini, direte voi. È un cartone animato per futuri killer, dico io. È scientificamente provato che un bambino davanti a 5 minuti Dora l'esploratrice comincia a pensare. Dora l'esploratrice. Dora l'esploratrice. Dopo la prima stagione ha già costruito la sua morte nera in miniatura. Questo veramente deprimente. È un momento propizio per ferrare l'attacco. Ma come pretendete che vengano su i vostri bambini se li mettete davanti a quella rincoglionita a cui bisogna ripetere le cose 2 milioni di volte? L'altro giorno era a fare zapping e dopo 5 minuti mi sarei voluto cavare gli occhi e lavarli con l'acido delle batterie. Noi avevamo cartoni mai distruttivi, invenzioni e inventori, allacciando le cinture viaggiando si impara, esplorando il corpo umano. Esplorando il corpo umano avevamo. Cavolo, sono stato sempre convinto che invece adesso ci sono sti cartoni. È perché i globulinosi stanno lì a far casino. Ok, se non mi credete ve ne faccio vedere una puntata. Vai. Ciao, io sono Dora. Ecco. Qual è il tuo nome? Trop Ten. Come ti chiami? Trop Ten è un gioco di parole da Top Ten. Quanti anni hai? 5. Sì, vabbè. Wow, ma sei grande.
grande. Ma anche la mia ragazza lo diceva sempre. No, non è vero. Mi chiamava anche Armando. Sì. Sì, poi il nome della Time. Numero 1. Posizione... Medaglia d'oro. Ammetto che il peggiore dei peggiori dei cartoni animati è pensavo è troppo scontato, troppo facile. È lei, è lei. Poi ne ho è rosa? E mi è entrata. Grugnisce? È lei. Ce l'ho fatta, non è lei. Alla prima posizione. Aiuto. Peppa Pig. Eccola. Lo sapevo io. Io sono Peppa Pig. Peppa Pig. Solo lei. Lei è mamma Pig. E lui è papà Pig. E lui è Angel DJ. Mickey Ace. Avevano animali tipo come la pimpa e Babar. È vero, noi avevamo la pimpa, Babar. I barba papà. I barba papà, è vero. Un pene, perché è un pene. Ma come un pene? Effettivamente un po' assomiglia. È rosa. Al contrario, se volete traviarvi. Comunque dicevo, un pene che si rotola il pacco e dice due cagate. Effettivamente c'ha ragione. Suina. Suina. Dimmi qual è la tua funzione nel mondo. Niente. Sei l'equivalente di un cinepanettone per minorenni. Ma anzi peggio, sei un cinepanettone per minorati. Città, una puntata di Peppa Pig farebbe venire voglia di bacon a un vegano, farebbe bestemmiare Papa Pig. Come si fa a far diventare un fenomeno così inarrestabile una cosa tanto brutta? È vero, e invade qualsiasi posto, c'è in edicola, c'è dal cartolaio, c'è al tabaccaio, Peppa Pig dovunque, dappertutto. A me fino a poco tempo fa qui dovrebbe stare e il banco macello. Esatto. Fettine, grazie. C'è la frigorifera, la mettiamo. Anche perché fino a poco tempo fa avevamo Hello Kitty, ti ricordi? Che madonna. Sai cos'è questa? Bang Bang Club. Non spararmi. Scooter 2011. Club Scooter 2011. L'album era The Big Mashup. Mm-hmm. Infatti ha molto del mashup questa, eh?
Però? C'è un po' di tutto dentro. Allora, abbiamo sentito la classifica dei 10 cartoni animati peggiori in assoluto del mondo. Direi che la prima posizione è più che guadagnata, giusta. Proprio medaglia d'oro per Peppa Pig. Peppa Pig non si può proprio sentire. Non gli attribuisce nessuno. Però, quindi, secondo me ci sono stati tantissimi altri cartoni veramente. Guarda. Cioè, che poi cartoni, adesso non so se metterli nella classifica dei cartoni o no, però i Teletubbies. Mamma mia, Teletubbies. Anche. Teletubbies, fa poi il balletto, c'è anche... fa il balletto. No, perché sì. Noi abbiamo qua in studio la presenza lì dietro che studia. Uh-huh. Io ho detto Teletubbies e lei era là dietro che faceva Teletubbies, Teletubbies. Poi dai, fanno. No, dillo, aspetta, guarda, va fuori onda. Vai. Fuori onda. Fanno. Ciao. Hai capito? Ciao. Ciao. Dici anche ciao. In onda. Già. Quindi allora, ce n'erano di cartoni veramente brutti, veramente assoluti. Scrausi. Senti, facciamo velocemente prima di far partire il prossimo brano. Sì? Facciamo velocemente un riassunto perché questa settimana ci siamo. Gli Hopeless Guys saranno sabato sera al Cinco Beer and Wine di Via Bergamo, adesso non ricordo, di Via Bergamo. Di Via Bergamo, esatto. E saranno lì in diretta radiofonica. Esatto. In diretta radiofonica. È la prima serata in diretta radiofonica della grande nostra Passion Radio, quindi Un applauso agli Hopeless. Poi finalmente, visto che è iniziato la nostra F di Gioia con il suo programma Top Box sabato sera è all'M Light sì, con i DM Punk, Frank, Stank, qualcosa. Cosa c'è? Non lo so, sono special guest questi qua. Ah, non lo so, io non ho capito. Li conosce solo lei. Ok. Sì, io non sì, so sì, chi giusto, sono. Giusto. E poi se volete, volete venire a sentire me, mi trovate giovedì sera e sabato sera al New Madison Milano, via Giovanni da Udine 28 Milano, zona Viale Certosa. E invece se volete cantare, venite al karaoke. Ah, quale ci sarà un nome? Al The Voice, via Valembrose 5, Rozzano, Milano. E lì trovate Angelo DJ. Yes. Angelo DJ che canta canzoni che conosce solo lui. No, ma che adesso mi sto adeguando comunque. Bene. Faccio partire la canzone allora, caro vai, Angelo. Vai, andiamo. Questa è bella perché comunque è un piccolo remixino, dopo le andiamo a parlare. Siamo nel 2012, ci avviciniamo ai nostri tempi. L'album è Music for a Big Night Out e questa è 4 AM.
No diggity's who I am. That's why I paid the money. Going mental and get the jam. I got the classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Where are the tricks to check? In linea. Scooter, okay. 4am, l'abbiamo fatta sgamare così, Angelo, bravo. Era un trucco. Ti sei fatto sgamare? Un trucco niente, non sei preparato. Porca miseria. Allora, Angelo, siamo arrivati al momento dell'Italian Style. Che abbiamo al telefono, ciao, chi sei? Ciao, sono Derek. Ciao, Derek. Quindi, vabbè, cosa fai di bello? Ah, io faccio il DJ. Ecco, un altro DJ. È un DJ. Da dove chiami, Derek? Sono un collega di Milano. Sì, no, da dove chiami? Da dove chiamo? Chiamo da Assago. Ah, Assago. Assago, cioè qua in provincia di Milano, quindi. Esatto, sì. Ah, sì, bene, bene. Benissimo. Beh, senti, che genere suoni di solito? Ma io vado sull'house, ma la commerciale diciamo che tante volte mi dà un po' di vibrazioni buone, diciamo la dance. Ok, ok, benissimo. Derek, che titolo hai scelto, che brano hai scelto per l'Italian Style? Ma io direi Ti Sento, però la versione degli Scooter. Giustamente. Beh, oggi facciamo la storia degli Scooter e tu hai detto... Ovviamente. Perché ovviamente ci stavi ascoltando. Ovvio, ovviamente. Ok, benissimo, benissimo. Bene, vuoi salutare qualcuno, Derek? Ma direi tutti i miei amici all'ascolto. Va okay, bene, benissimo. Grande Derek. A te ti grazie sento di Scooter Remix. Grazie, esatto. Derek. Grazie a voi. E noi, come ha detto il nostro Derek, andiamo ad ascoltarci Ti Sento Remix Scooter. La parola non ha né sapore né idea, ma due occhi nuoventi che pesa di ogni idea. Se non è l'animo, si muove bella, ma è un mondo che mi scoppia dentro. Yeah. Ti
bella, bella, mi piace, mi è piaciuta. Non mi ricordo che l'avevano remixata loro. No, ma anche no. Ha fatto con la vocina degli Scooter, hai visto che bravo? Bravissimo. Hanno fatto questo remix, hanno fatto. Era il... non, sapevo, non mi ricordo che era il loro. Allora adesso guarda cosa ho fatto, la cazzata. Hai fatto la cazzata, ecco appunto. Praticamente ho stracciato. Quindi, tutti allora... i fogli. No, adesso devo andare a trovare il pezzo. Fare il puzzle. Il pezzo intanto di foglio. Ho fatto il puzzle, allora... Io volevo salutare una bravo, persona... mentre io cerco il pezzo dove c'è scritto l'anno... Io salutare una persona che... a dir poco, cioè, allora... A dir poco. Allora... cosa volevo dire, non mi ricordo. Detto che volevi salutare una persona che a dir poco è, diciamo, nostra carissima amica che invece di ascoltarci mi manda il link per giocare a Paddy Popping. Bene. E noi la salutiamo, invece io ti saluto. Ciao Nika. Spero che ci stai salutando, ci stai ascoltando. Sì, ci sta salutando. Ci sta salutando. Adesso ecco, vedi, ecco, è arrivato già il messaggio che lei mi saluta. Ok, grazie per i saluti. Ciao ciao. Va bene. Non trovo l'anno. Porca miseria. Allora. E quindi. Questo è il pezzettino sopra che se. 2013. Ancora. Mettila. Teletubbies. Teletubbies. Fa. No. Ciao. Ciao 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 ciao. Drogati di meno, Matthew. Cambia push. L'ho vabbè, trovato, dai. 2013. Eccolo. Era lui. Era il 2013. Ah, ti sento. Ti sento. Ti sento. Ti sento. Sì, cominciamo? No, dai. Battutina veloce, veloce. Freddura alla inglese. Sì, ma questo più che inglese è proprio Polo Nord, è proprio fredda. Ok, dai. Andiamo avanti col prossimo brano. No, non ce n'è più di brani. Ah, ce n'è più? Italian Style finisce tutto, eh. Ah, va bene. Lo sai? Siamo finisce ai saluti, caro Angelo. Siamo ai saluti, già ai saluti. Siamo al termine. E ricordiamo... Se finì... Le jeux sont faits, il ne va plus. E la baletta la gira. Fa girare la birra, no? Falla girare. Fa girare. È finita, Angelo. È finita che anche sta puntata sudatissima. Cioè io vorrei dire sì, io... ecco, allora abbiamo avuto dei problemi tecnici all'inizio. Scusateci. Ma se no, non è Passion Radio. Se non ha dei problemi tecnici, è il bello della live. È il bello della live. D'altronde, ogni tanto. Come dice la nostra amica. Ogni tanto ha ragione anche il nostro amico Pepe. E quindi. Ricordiamo l'appuntamento domani sera, se volete stare in compagnia di Passion Radio, c'è gli Hopeless Guys con The Hopeless Show. Esatto. Che poi troverete in diretta radiofonica anche sabato sera. Perché saranno in diretta dal 5 Beer and Wine, Beer and di Wine. Via Bergamo, Brembate. Poi, se vorrete, venerdì c'è Upstream alle 21 con Unconventional. Yes. E noi torniamo mercoledì prossimo, sempre alle 20:30, All Inclusive 90. Venerdì. Mercoledì prossimo, ricordate l'appuntamento, ci sarà un'ora di programma perché ci sarà il mixato, quindi un bel mixato del nostro Angel DJ tutto anni 90. Per così prendiamo un po' fiato anche noi. Sì, perché ne abbiamo bisogno. E poi vi abbiamo ricordato l'appuntamento, dal 5 di maggio inizia il Passion Radio Tour, bellissimo. Expo Tour 2015. Quindi, speriamo che partecipate in tanti. Partecipate numerosi. E che dire? Ascoltate Passion Radio, ricordatevi il nostro gruppo Dance All Inclusive 92.000. PassionRadio.it. Passion Radio, il gruppo su Facebook. Esatto. E continuate ad ascoltarci così perché... Cari ascoltatori di All Inclusive, siamo quasi arrivati a 1000 ascolti. Quindi, mi raccomando, dai, mi fai gli applausi? Vai. Fate gli applausi. Siamo quasi arrivati a 1000 ascolti, continuate così, continuate ad ascoltarci. Noi continuiamo a ringraziarvi. Ci sentiamo presto, se volete venire da me, io sabato sono al New Madison Milano. Magari ti posso trovare, dai. Se vuoi, io sono sì, là. Dai. Anche perché al New Madison, poi dopo la dance la facciamo, certo. Gli anni 90 non si fanno. Non sempre. Può mancare. Non possono mancare il nostro Mickey 90. H. Quindi mi raccomando, non mancate. Prossimo appuntamento, domani sera, gli Hopeless. Noi mercoledì prossimo, continuate. Mickey H. Angel DJ.
vi salutiamo, continuate a rimanere collegati su Passion Radio. Grazie di tutto, a settimana prossima, buonanotte, un bacione, ciao. Voglio tornare nel